Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura la cronaca, gli agenti della squadra mobile della Questura di Pescara hanno tratto in arresto un giovane incensurato albanese trovato in possesso di oltre 170 kg di marijuana. La droga era occultata in un doppio fondo all'interno di un furgone. Il servizio di Paolo Renzetti. Com'è nata questa indagine? È frutto di una mappatura delle zone di spaccio del pescarese e anche delle zone limitrofe che hanno determinato un'attività di indagine scaturita da alcune situazioni sospette che abbiamo verificato e che sviluppando con attività di monitoraggio dei soggetti hanno portato all'individuazione di questo passaggio di sostanze stupefacenti. Dottor Cosentino, parliamo di un sequestro record a Pescara di droga, tra l'altro droga che era destinata probabilmente al mercato del pescarese, e questo è ancora più preoccupante. Sì, gli elementi che abbiamo raccolto finora e che sono comunque oggetto di ulteriori approfondimenti investigativi ci inducono a ritenere che il carico fosse destinato a essere poi distribuito sulla piazza locale o comunque sulle piazze immediatamente limitrofe a quella di Pescara. È un elemento sì, che ci induce ad una riflessione, sicuramente. Per quanto riguarda la droga, sul mercato al dettaglio, volendo quantificare quanto avrebbe fruttato? Dato l'ingente quantitativo, parliamo di cifre che si aggirano intorno ad 1.700.000 euro al dettaglio. Un'indagine conclusa nelle ultime ore è partita non certo per caso. Stavate monitorando una certa zona e determinate persone? Diciamo che è il frutto, l'espressione concreta di un quotidiano, direi, contatto con determinati ambienti, con determinati soggetti che sappiamo muoversi all'interno di dinamiche illecite dove si traffica in sostanze stupefacenti. Grazie a questa sorveglianza si è acquisita poi un'informazione sviluppata nel corso del tempo, anche relativamente breve, poi c'è stata l'attività operativa vera e propria, iniziata e conclusasi lungo l'autostrada 25 nella giornata di ieri. Avrebbe chiesto soldi agli spacciatori in cambio di protezione, così un poliziotto di Luco dei Marsi, in provincia dell'Aquila, in servizio presso la Questura di Roma, è stato arrestato dai suoi colleghi di Avezzano con l'accusa di induzione indebita nell'ambito di un'inchiesta coordinata dal Procuratore della Repubblica Maurizio Maria Cerrato. L'arresto è avvenuto durante l'operazione antidroga denominata All-In. Oltre all'agente sono state arrestate altre tre persone, tra cui un dipendente del consorzio acquedottistico marsicano, tutti per reati legati alla detenzione e allo spaccio di droga. Due delle quattro persone, entrambe di Avezzano, hanno ottenuto gli arresti domiciliari. Il funzionario della Regione Abruzzo, Silverio Salvi, tra gli indagati nell'ambito dell'inchiesta della Procura della Repubblica dell'Aquila su una serie di appalti gestiti dalla Regione, nei giorni scorsi si è dimesso dall'incarico di responsabile unico del procedimento della gara d'appalto per la bonifica e la reindustrializzazione di parte della cosiddetta discarica dei veleni di Bussi sul Tirino della Montedison, una commessa da circa 50 milioni di euro. Le dimissioni per motivi personali sono arrivate dopo l'iscrizione nel registro degli indagati in qualità di componente della commissione di gara per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione post terremoto di Palazzo Centi, sede storica della Giunta regionale nel centro storico dell'Aquila. E a 24 ore dalla manifestazione romana le istituzioni teramane sanno che non è possibile abbassare la guardia. Ieri le richieste sono state ascoltate da rappresentanti della Camera e del Governo che hanno mostrato disponibilità ad andare incontro alle necessità del territorio. Ma il presidente della provincia di Sabatino e il sindaco Brucchi sono stati chiari, continueremo a incalzarli. Quello di ieri è stato il giorno in cui la voce della provincia teramana, ma in realtà di tutto l'Abruzzo, è entrata nei palazzi istituzionali romani. Le istanze del territorio sottoposte a governo e parlamentari. Oltre 1.500 persone hanno preso parte al corteo di manifestanti che ha raggiunto la capitale con circa 35 pullman. Molti sono giunti anche con mezzi privati. Sindaci, amministratori locali, associazioni di categoria, rappresentanti del mondo dell'impresa, sindacati. Tutti uniti per rappresentare un dato di fatto. L'emergenza che si è venuta a
creare nel Teramano a causa del maltempo e del sisma dello scorso gennaio è di portata inaudita e quanto fatto dallo Stato non è sufficiente. A testimoniarlo sono stati anche sindaci di altre parti dell'Abruzzo e rappresentanti delle province di Chieti, Pescara e L'Aquila. Solidarietà con i colleghi del Teramano, promotori dell'imponente iniziativa, ma anche per loro l'opportunità di portare la voce del proprio rispettivo territorio. Un'emergenza che in realtà si protrae dallo scorso 24 agosto, giorno del sisma che ha scosso il centro Italia, passando anche per quella del 30 ottobre fino alla più stretta attualità, che parla delle frane, di quel dissesto idrogeologico che si è manifestato a seguito dello scioglimento della neve, Ponzano, Castelnuovo, Casoli, fino anche ad una città come Chieti. Non a caso ieri il sindaco di Primio era in prima linea con il suo collega teramano Brucchi, con il presidente della provincia di Sabatino. Il decreto sisma prossimo alla conversione così non va bene, servono molti più fondi, certezza della loro erogazione, incentivi, sgravi, allargamento del cratere sismico, stop alle tasse per le attività produttive, rimborsi dei tagli operati ai comuni, tagli che rischiano di portare questi enti al dissesto sotto il peso della gestione dell'emergenza. Richieste che confluiranno in una serie di emendamenti al decreto sisma. Ieri il corteo ha sfilato fino a Montecitorio con striscioni a suon di slogan, poi due incontri, uno con il vicepresidente della Camera Sereni e il presidente della Commissione Ambiente Realacci, l'altro, quello più importante, a Palazzo Chigi con il sottosegretario al MEF Paola De Micheli. Alla fine il presidente di Sabatino e il sindaco Brucchi hanno espresso soddisfazione per l'incontro. Sono state date rassicurazioni e disponibilità ad affrontare le problematiche. Sono soprattutto i sindaci dei piccoli comuni a frenare. Siamo in piena emergenza, dicono, e avremmo bisogno di risposte immediate e concrete. Ed è anche per questo che Brucchi e Di Sabatino hanno chiarito che la battaglia è solo all'inizio e che continueranno ad incalzare il governo con le loro richieste, anche sulla base del tavolo permanente voluto dalle istituzioni teramane con governo e parlamentari, al fine di tenere sempre accesi i riflettori su queste istanze necessarie e urgenti per il rilancio dei territori. Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza della Protezione Civile Nazionale prevista nei prossimi giorni, i comuni dovranno comunicare formalmente alla Regione l'ammontare dei danni al patrimonio pubblico e privato provocati dall'ondata di maltempo dello scorso gennaio. Lo ha sottolineato il Presidente della Giunta Regionale Luciano D'Alfonso nel corso di una riunione a Pescara a cui hanno partecipato i vertici dell'ANCI e dei dipartimenti della Regione. Il lavoro di ricognizione da parte delle realtà territoriali deve partire subito, ha spiegato il Presidente, perché si tratta di attività complesse che vanno gestite in maniera approfondita ma senza perdere di vista le scadenze. La raccolta dei dati riguarderà al momento solo i danni direttamente provocati dal maltempo, da cui sono naturalmente esclusi quelli su beni coperti da un'assicurazione privata. Per quanto riguarda i danni indiretti, ha aggiunto D'Alfonso, la trattativa con il governo è in una fase molto avanzata e stiamo continuando a lavorare su una serie di ipotesi che prevedono sgravi e altri benefici di natura fiscale e contributiva per l'impresa. Da una prima stima elaborata sulla base dei dati disponibili già trasmessi agli uffici della Regione, il comparto maggiormente colpito è quello agricolo, dove i danni segnalati, che dovranno essere ora verificati e accertati, ammontano a 119 milioni di euro. Quasi 130 milioni di euro invece occorreranno per ripristinare la viabilità nelle province di Chieti e Pescara e molti di più ne serviranno per la provincia di Teramo. E restiamo in qualche modo in argomento. Sono 200 i luoghi di culto chiusi per inagibilità nella diocesi di Teramo Atri. Interi comuni non hanno più neanche una chiesa disponibile. Il vescovo Michele Seccia si è immediatamente attivato per la presentazione di progetti di somma urgenza alla sovrintendenza ed ha anche incontrato il commissario per la ricostruzione Vasco Errani. Tania Bonici Castelli. Drammatica la situazione dei luoghi di culto nella diocesi di Teramo Atri a causa delle ultime scosse sismiche e dei danni del maltempo. Attualmente sono circa 200 le chiese chiuse, dichiarate inagibili o agibili con provvedimento. Un esempio su tutti, in vaste aree come Montorio Alvomano, Isola e Campli non c'è nemmeno un luogo di culto aperto e si celebra messa in strutture diverse. Accorato l'appello del vescovo Michele Seccia. Dal censimento che abbiamo fatto dei diversi sopralluoghi eccetera siamo a 180 di certo, forse si arriva pure a 200, perché voi che conoscete bene questo territorio non sono solo i cosiddetti comuni ma le aree comunali, ogni comune ha tante frazioni
in ogni frazione c'è una chiesa, ecco perché ha spiegato questo numero così elevato. Poi c'è da dire anche che agli eventi sismici del 2009 si sono aggiunti quelli del 2016. Come pensate di recuperarle queste chiese? Innanzitutto coinvolgendo anche la comunità, secondo mettendo a disposizione dei fondi della diocesi, terzo sperando che anche lo Stato attraverso le sue realtà non si giri dall'altra parte o non andiamo alle calende greche, solo questo. Io sto ripetendo in più circostanze, non ci dimenticate, non entro in nessuna forma di polemiche, contestazioni, però davanti ai dati obiettivi che ho sperimentato dal 2009, terremoto dell'Aquila, ad oggi, devo dire questo, non ci dimenticate. Un territorio senza chiese per il vescovo di Teramo Atri è un deserto, ma anche il deserto può diventare un lago d'acqua e di speranza. È in questo periodo di Quaresima, è importante credere che si potrà aprire una via dove si è convinti non ci sia. Bottino di 65.000 euro per una rapina stamani all'ufficio postale di Monte Odorisio in provincia di Chieti. Poco dopo l'orario di apertura un uomo con il volto coperto e armato di pistola è entrato nell'agenzia di Via Monaco ed ha minacciato il direttore e un impiegato facendosi consegnare tutto il denaro contenuto nella cassaforte. Una somma ingente considerato che sono giorni dedicati al pagamento delle pensioni. Il rapinatore si è allontanato poi a piedi e non si è esclude che ad attenderlo ci fosse un complice in un'auto in una strada laterale. Le indagini sono condotte dai carabinieri della stazione di Cupello e della compagnia di Vasto. 300 cittadini della Val Pescara con sindaci e amministratori hanno protestato oggi dinanzi la sede della ASL di Pescara per chiedere che non venga ulteriormente ridimensionato l'ospedale di Popoli. Vediamo. Sindaco, oggi c'è questa protesta dinanzi la sede della ASL di Pescara contro ovviamente la chiusura o comunque il ridimensionamento ulteriore dell'ospedale di Popoli. Una protesta sì, assolutamente condivisibile, che parte molto da lontano. Noi, anche il movimento che appoggiamo, rivendichiamo il diritto alla salute dei nostri territori, perché ne usciamo fortemente penalizzati, soprattutto dalle decisioni e dalla politica sanitaria regionale. Sono mesi che cerchiamo di trattare, che proponiamo soluzioni, ma dobbiamo prendere atto che la Regione è assolutamente sorda a quelle che sono le richieste di una parte di territorio che merita assoluto rispetto. Cosa chiedete nello specifico? Allora, nello specifico chiediamo assolutamente che venga garantita l'emergenza urgenza di questo territorio. L'ultimo esempio è di ieri, un grave infortunio sul lavoro è stato affrontato grazie al fatto che una sala operatoria era attiva ed un lavoratore è stato salvato, e questo è un classico esempio di quello che ancora può rappresentare quell'ospedale per il nostro territorio. Cosa vi aspettate ora dalla politica e dall'assessorato alla sanità? Beh, se le premesse sono quelle che hanno visto i molteplici incontri degli ultimi anni, ci aspettiamo ben poco. Ripeto, la Regione è stata fino adesso assolutamente indifferente e sorda rispetto alle nostre richieste. Aggiungo che il Comune di Popoli ha fatto ricorso al TAR contro i decreti commissariali, ricorso al TAR contro le delibere della ASL, e l'unica possibilità è quella di un aiuto da parte della giustizia. Torniamo a Teramo. Dopo 22 anni di battaglie per il recupero del teatro romano, il progetto non vede ancora la luce. L'associazione culturale Teramo Nostra attacca il sindaco Brucchi, che si difende e spiega come stanno le cose. Il Teatro Romano di Teramo, il più importante nel Piceno, si trasformerà in un luogo di eventi attraverso un recupero finanziato da Stato, Comune, Fondazione Tercas e Regione Abruzzo, e che prevede l'abbattimento dei due palazzi adiacenti ad Amoli e Salvoni. Un progetto che non ancora vede la luce dopo 22 anni di battaglie, iniziate dalla storica associazione culturale Teramo Nostra, che oggi teme tra l'altro anche la possibilità che l'amministrazione possa tornare sui propri passi nel decidere di non abbattere i due immobili incongrui. Intanto è un problema secolare, è il caso di dire. Il fatto che
il comune a suo tempo, quando la sovrintendenza invece che demolire risistemava Palazzo Adamoli, non ha fatto niente. Questa è la dimostrazione che non farà niente. Ma perché non si fa niente secondo lei? Perché il sindaco non è che coinvolge la cittadinanza in questo progetto per illustrare. Lui l'unica cosa che ha fatto durante la campagna elettorale, l'ultima campagna elettorale che ha vinto per poco, l'ha fatto dicendo che per lui la priorità era l'abbattimento di Casa Salvone e Casa Adamoli. Ha disatteso tutte le sue promesse elettorali. I palazzi Salvoni e Adamoli saranno abbattuti o no? Ma certo che sì, io davvero resto basito da certe comunicazioni, ma basta leggere, basta guardare questa tavola, la tavola 2 del progetto, e basta leggere. Progetto, demolizione di Palazzo Salvoni e Palazzo Adamoli. Questa è la situazione ante quella attuale, questa è la situazione che avremo dopo l'abbattimento. Quindi è evidente che hanno scambiato Palazzo Massignani per Palazzo Salvoni e Palazzo Adamoli. Ed è un grave errore, quindi insomma va bene, resto, come dire, resto un po' basito, ma non fa niente. Invece vorrei invitare gli amici della Monostra, se vogliono fare, devono fare qualche attività, non nei confronti del comune, nei confronti della regione. Perché il governo mi ha chiamato qualche giorno fa e mi ha detto che dovrò andare a Roma a firmare la convenzione per 1,5 milioni di euro del governo. 1,5 milioni di euro della fondazione c'è, manca 1,5 milioni di euro della regione. Il presidente Alfonso ha preso con me l'impegno che ci sarà, per cui non ho dubbi che questo avverrà, però se bisogna fare qualche attività di stimolo sicuramente non nei confronti del comune. Il Comune di Pescara ha presentato oggi l'infopoint dedicato alla rottamazione delle cartelle esattoriali. Nascerà a Pescara un infopoint dedicato alla rottamazione delle cartelle esattoriali. Di cosa si tratta in particolare? Tutti coloro che hanno intenzione di approfittare di questa opportunità che ci è stata data in merito alla rottamazione delle cartelle, nel senso che saranno eliminate sanzioni e interessi di mora, possono rivolgersi a questo punto informativo per avere appunto un aiuto e delle informazioni più approfondite e che siano soprattutto corrette, perché quello che ci preme è che la cittadinanza possa beneficiare di questo punto informativo proprio per avere informazioni di un certo tipo. Sapete bene che oggi circolano notizie di ogni ordine e grado, per cui la disinformazione è la cosa più pericolosa. Vogliamo dare questo supporto alla cittadinanza proprio affinché possa fare le cose in maniera corretta, senza incorrere in situazioni di ansia e preoccupazione, perché alle volte si rinuncia ad esercitare un diritto legittimo proprio per le difficoltà che si pensa di dover affrontare, magari la difficoltà di andare ai vari uffici, da che parte cominciare, a chi rivolgersi, eccetera. Saranno presenti degli addetti dell'ufficio dei tributi e dell'Agenzia delle Entrate? Saranno presenti addetti dell'ufficio tributi del Comune, Agenzia delle Entrate, Soget e perfino Equitalia. 120 kg di jazz sarà in scena al Teatro Nobel per la Pace di San Demetrio nell'Aquilano. Protagonista di caratura internazionale, l'attore e regista César Bri, Germano D'Orazio. Il prossimo 5 marzo a San Demetrio arriverà uno dei grandi del teatro contemporaneo, César Bri, che sarà in scena con il suo 120 kg di jazz. Lo spettacolo è scritto e interpretato dallo stesso attore e regista argentino ed è una coproduzione Bri e Arti Spettacolo. Inoltre è stato allestito proprio al Teatro Nobel per la Pace, dove l'associazione opera da anni e dove Bri è andato più volte in scena. Questo è il quinto appuntamento per Strade 2017, la rassegna di arti e spettacolo del Teatro Nobel per la Pace di San Demetrio Nevestini. Il protagonista dello spettacolo sarà in un monologo Ciccio Mendez, un ciccione innamorato che vuole entrare ad una festa per vedere la sua amata. Decide così di fingersi contrabbassista del gruppo jazz che lieterà la serata.
Mendez non sa suonare il contrabbasso, ma con la sua voce imiterà lo strumento per nascondere la sua incapacità artistica. Dunque, dietro 120 kg di jazz si celano tre amori: quello non corrisposto per la donna per la quale si finirebbe anche all'inferno, quello per il jazz che aiuta Ciccio Mendez a sopportare la solitudine, e quello per il cibo, nel quale trova brevi ma appaganti rifugi e consolazioni. Uno spettacolo al tempo stesso divertente e commovente. E con l'avvicinamento della Festa della Donna, originale iniziativa di una palestra aquilana che regala un mese di corso di autodifesa femminile. Il maestro Andrea Petrelli lancia una bella iniziativa volta a favorire la difesa personale nell'ambiente femminile. Questa iniziativa è volta a sensibilizzare il pubblico e le donne in particolare sulla difesa personale. Nasce in occasione della Festa della Donna dell'8 marzo e quindi ho pensato bene di poter festeggiare il mese della donna proprio promuovendo la mia attività e questa disciplina attraverso un mese gratuito di prova per tutte le donne che vogliono accostarsi alla difesa e alla sicurezza. Quando ci sono le lezioni e a che numero i nostri telespettatori possono prenotarsi? Allora, le lezioni si svolgono il martedì ed il giovedì dalle 20 alle 21, entrambi i giorni, e il numero a cui possono rivolgersi è 340 2467 854, così è il mio numero personale. Vediamo ad esempio un caso tipico di un'aggressione, che è quella dello strangolamento. E vedremo Elisa che viene strangolata dal nostro Alfonso, vediamo. Ecco, in questo momento uno dice: è troppo grosso, non posso difendermi. Non è vero, l'importante è saper agire in maniera rapida, efficace e colpire nel punto giusto. Lei vedremo adesso come reagisce, vai. Ecco che la signorina ha levato lo strangolamento e ha colpito i genitali dell'aggressore. Come mai hai scelto di accostarti a un corso di difesa personale? Perché vorrei sentirmi sicura mentre quando esco con gli amici o quando in qualunque momento. Da quanto tempo frequenti? Questo è il secondo anno. E cosa ti ha dato questo corso? Beh, mi ha dato sicurezza. Per esempio, un altro tipo di aggressione è quella della presa a ghigliottina. In questo caso bisogna utilizzare la forza dell'aggressore contro di lui. Io vado. E finisco l'aggressore. E questo servizio ci introduce alla pagina dello sport. Parliamo di Serie A e di Pescara, che domani sarà in campo alle ore 18 al Ferraris di Genova contro la Sampdoria. Oggi seduta di rifinitura al mattino per Zeman e i suoi giocatori, poi è stata diramata la lista dei convocati. Mancheranno Gilardino, Baibek, Mitrizza, Campagnaro, Bovo e Pepe. Potrebbero esserci delle novità nell'11 base. Ci sono alcuni ballottaggi in difesa, Biraghi, Crescenzi sulla fascia e Fornasier, Coda al centro. In avanti Castanos potrebbe soffiare una maglia a Benali. Potrebbe arrivare anche il momento di Gaston Brugman a centrocampo. Zeman oggi ha parlato per presentare la partita, ascoltiamolo. Vabbè, a parte mille partite, le panchine io non le ho contate, quindi non so, vi credo che fate conti giusti, e non vuol dire niente, per me è sempre la prima quando si gioca. E poi tornare alla Samp, sicuramente torniamo in altre condizioni, nel senso che lì ci giochiamo qualche cosa di importante, oggi dobbiamo cercare di giocare al contrario, volendo fare partita. Vabbè, ma noi non pensiamo di vincere tutte le partite. Spero che ne vinciamo tante quanto basta, però è normale che dobbiamo fare meglio di quello che abbiamo fatto a Kiev. I giocatori si sono impegnati, hanno fatto un'altra settimana, spero che hanno capito qualcosa di più, magari ricordarsi quello che facevano con Genova, che abbiamo giocato
abbastanza semplice, non vorrei che la complicano. Potrebbero aver influito i carichi di lavoro, vogliamo precisare, spiegare meglio? Per me no, però ci si deve cercare qualche scusa sempre, quindi mettiamolo lì. Che voi mettete i gradoni hanno fatto male, per me hanno fatto due saltelli che sono più riscaldamento che lavoro vero, però ci attacchiamo a tutto quando si perde, cioè voi vi attaccate. Ma per me è un problema solo mentale, io ripeto, la squadra non ha mai vinto, poi ha vinto 5-0 e già si sentiva, ma sappiamo tutto e possiamo fare quello che vogliamo. E di noi il problema è di rendersi conto che cosa c'è da fare. Per me una squadra è difficile da leggere. Questa squadra ha vinto due volte con la Roma, ha vinto con Napoli e quindi i risultati ogni tanto ce l'ha contro squadre importanti. Poi magari non riesce a esprimersi con la stessa intensità in tutte le partite, ma è una squadra che ha fatto dei risultati, ha vinto con l'Atalanta pure all'inizio. Quindi non c'ha problemi di chi affronta, dipende dal momento come sono. E Giampaolo per me è bravo perché riesce a organizzare una squadra. È certo che è anche un po' difficile organizzare Muriel, ci fa differenza avanti, però penso che dietro il centrocampo è solido e sanno quello che devono fare in ogni occasione. E ha parlato oggi anche Marco Giampaolo, tecnico abruzzese, giugliese, che appunto guida la Sampdoria, domani sarà dunque avversario del Pescara. Ascoltiamo le sue dichiarazioni alla vigilia. Simile, speriamo di no, perché a Palermo non abbiamo fatto una buona partita. E comunque l'aspetto positivo è che poi dietro questa non partita buona, non partita esaltante, ci siamo accorti tutti che ha fatto più rumore il fatto che la Samp non avesse giocato la sua solita partita che tutto il resto, e quindi questo la considero anche un aspetto positivo perché significa che fino ad oggi poi i ragazzi hanno fatto sempre buone prestazioni anche al di là della valutazione del risultato finale. E se vogliamo avere l'ambizione di far meglio di tutte le squadre inarrivabili, che ne sono 7-8 inarrivabili per, sotto ogni punto di vista, se vogliamo essere la più brava tra tutte le altre, e non è semplice perché poi sono squadre competitive, dobbiamo cominciare a vincere quella di domani. No, noi dobbiamo giocarci le nostre 12 partite per far sì che il nostro campionato da buono diventi ottimo. Ecco, questa deve essere la da buono diventi ottimo. Il derby ci pensiamo da sabato, da che ora? A che ora finisce la partita contro il Pescara? Un secondo dopo pensiamo al derby. Adesso è questa la partita. Quella lì avremo modo di prepararla, di fare. Sapete meglio di me che sono partite che si fanno da sole quelle lì. Ma adesso l'obiettivo nostro è Pescara. Ed ora la Lega Pro, il Teramo prepara il match molto difficile di domenica, ore 14:30 al Bonolis contro il Venezia capolista del girone B, Venezia guidato da Filippo Inzaghi. Nel pomeriggio l'allenatore teramano Guido Ugolotti ha parlato di questo importante e difficile appuntamento e anche del momento che sta vivendo la squadra. Beh, indubbiamente affrontiamo una squadra costruita per vincere, questo è inutile che lo ripetiamo, sta facendo un campionato per i giocatori che gli compete. Come si batte? Cercando di lottare su ogni pallone, cercando di arrivare prima, di pensare prima, di soffrire, perché ci sarà da soffrire, perché è una squadra che io ho visto le ultime partite, effettivamente è in una ottima condizione, però fa parte del nostro campionato, di conseguenza tante volte ha vinto, però ha sofferto in altre partite, e noi dovremmo cercare di fare qualcosina in più. Io mi aspetto dai ragazzi sempre qualcosina in più rispetto alla partita persa a Padova, perché quella prestazione sicuramente non basta.
Noi dobbiamo avere una fame, cioè abbiamo una classifica che piange, cioè qua è continua, ma non esiste partita facile o partita difficile, esiste che è un'altra giornata di campionato in cui noi dobbiamo cercare, se è possibile, perché è normale che sappiamo il valore dell'avversario, ma andare in campo con quella rabbia di una squadra che si deve salvare, che ha la voglia di salvare, perciò le motivazioni, o che giochiamo col Venezia, o che giochiamo con il Fano con tutto il rispetto, che giochiamo, ma noi non è che siamo i secondi o i terzi della classe per cui possiamo, noi siamo in fondo, siamo lì che dobbiamo lottare. A che punto siamo? Io mi aspetto sempre una crescita, l'impegno c'è, la condizione fisica mi sembra che è buona, di conseguenza abbiamo cambiato modo di giocare perché avevamo visto che una difesa che aveva preso probabilmente troppi gol andava un pochettino più protetta, ci siamo riusciti, adesso dobbiamo fare quel salto di qualità di essere un pochettino più propositivi, altrimenti non è detto che potremo anche cambiare di nuovo metodo di gioco. Come lo giudichi l'Inzaghi allenatore? Ma no, sicuramente ha fatto una scelta difficile, perché rimettersi in gioco in queste categorie non è semplice dopo aver fatto la Serie A. È normale che è andato anche in una società con una struttura e soprattutto guardando l'organico che gli è messo a disposizione, un piccolo vantaggio sicuramente l'ha avuto. Sta facendo molto bene, perché io ho guardato le immagini e vedere, sicuramente hanno una buonissima organizzazione, perché guardando i filmati che oggi ci sono a disposizione sui vari siti, si vede una squadra che è organizzata, una squadra che anche sulle situazioni di palle inattive ha diverse soluzioni, molte soluzioni, senza vuol dire che è uno staff, lui e il suo staff, che lavorano molto sul campo, perché la squadra ha una personalità. È tutto per questa seconda edizione del TG6, la prossima alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.